Investire sulla formazione. Un po' il titolo, un po' il messaggio che ha caratterizzato la consegna stamane degli attestati di terapista Early Start Denver Model, ossia un sistema di procedure e formazioni terapeutiche per il sostegno e l'assistenza dei bambini autistici. Presenti alla sala del Consiglio Comunale di Trieste il sindaco, l'assessore comunale all'educazione Grimm, il commissario dell'azienda sanitaria dell'Iquadri e l'assessore regionale alla sanità Telesca. E qui l'azienda sanitaria triestina, insieme al Burlo, insieme ai distretti, ha fatto, secondo me, una cosa, ha portato avanti un progetto importantissimo che comprende proprio anche quella formazione specifica e altamente qualificata, perché queste patologie richiedono una formazione specifica e qualificata di tutti gli operatori, i pediatri di libera scelta che intervengono, il medico di medicina generale, perché poi i ragazzini diventano adulti, ma tutti gli operatori che insieme alla neuropsichiatria infantile che c'è importante qui al Burlo hanno prodotto questa formazione, e secondo me questa è un'esperienza che dobbiamo assolutamente estendere anche al resto della nostra regione. Il trattamento precoce basato sulle ESDM ha però la necessità di essere inserito in una rete di servizi che collaborano fra loro al raggiungimento dei risultati, aspetti che per l'assessore Telesca vanno a testimoniare il lavoro effettivo derivante dal programma della riforma sanitaria regionale. Il potenziamento dei distretti c'è, oggi per esempio questa è una dimostrazione, ma soprattutto qui non si tratta di vedere scendere qualcosa e aumentare un'altra, si tratta soprattutto di costruire una forte collaborazione tra chi sta all'interno degli ospedali, chi sta fuori, e oggi per esempio qui abbiamo dimostrato chi sta all'interno del Burlo non è fuori dal territorio, perché infatti qui vediamo una collaborazione con i pediatri di libera scelta.